told you to leave it alone, Ethan. Mi hai spaccato il cazzo. You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch. You think I killed Mia? That wasn't her. Cosa vuol dire? It was Miranda. Era una bastarda. She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. Muovi il culo e ci fa. Ma tu dici? Hand me that wrench. Guarda che te la stampa in faccia. No? Long story short, Miranda's fucking insane. Ah beh, in this village, pazzesco. All these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go. Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself. Bomb. I will stay down here and finish planting explosives. Bella giacca, take that però. Elevator. I'll meet you topside. Bello. I promise you, we will get your daughter back. Together. Non mi chiedo una cosa, però. Adesso che ne finisci lui, se lo dico. Cazzo ridi, ti fa. And you take this. And do me a favor. Try to stay under the radar. Succhiami il cazzo. Ah, usiamo il carro armato di qui. Bello. Beh, vai, allora. sali sul meta slug, ti fa. Aspetta, fammi leggere la roba un attimo. Esatto. Squadra Hound Wolf, ho finito di perlustrare la fabbrica. Non c'è nessuna prova di legami con l'organizzazione. Stavolta non abbiamo avuto fortuna. Sono riuscito a mettere le mani su alcuni documenti che spiegano gli esperimenti di Miranda e che confermano le nostre teorie. Si è volutamente infettata col mutamicete, grazie al quale ha sviluppato una serie di abilità, tra queste il mimetismo. Può controllare le sue cellule e cambiare sospetti in quello di chiunque altro o qualsiasi cosa. Ha finto di essere Mia e si è infiltrata a casa di Winters. Sì, ma Mia, quindi quella vera dov'è? Il suo obiettivo era rapire Rose. Però scusa, adesso vabbè, finisco di leggere e poi ti dico. Forse sperava che avendo le sembianze di sua madre sarebbe stato più facile controllare la bambina. Attaccandola abbiamo rovinato i suoi piani, così ha finto di essere morta grazie alle sue capacità di mimetismo. Mentre la portavamo via ha ucciso tutti i presenti sul veicolo e ha rapito Rose. Le cose non sono andate come aveva previsto, però alla fine ha comunque raggiunto il suo scopo. Ma ora basta. È ora di affrontarla e far saltare in aria questo posto. Probabilmente prima bisognerà abbattere Heisenberg, ma ho trovato qualcosa di utile. Si tratta di un pezzo della sua artiglieria, una lega di metallo e polimeri che lui non è in grado di controllare. È arrivato il momento di cambiare carte in tavola. Ascolta un attimo, questa è una paraculata, perché, cioè, va bene, questa può assumere le sembianze di chiunque, mi sta bene, però anche i ricordi, le robe, gli atteggiamenti, cioè della serie che quando le parlavamo lei diceva no, io la mia memoria sta a posto, non ne voglio più parlare, tutte quelle cose lì, cioè quella roba lì erano ricordi, però penso di Ethan che lei gli diceva quelle robe lì, magari quella quando gli diceva ste cose era ancora la vera mia e quella di quella sera non più. Ma è la stessa sera, anche che dici? È la stessa sera quando io dicevo che non voglio più parlare, sì, la stessa sera. Sì, hai ragione, stessa sera.
Perché poi lei gli legge sta fiaba con tutti i cosi. Infatti poi lui dice, ma è troppo brutta per una bambina sta fiaba. Esatto, lei. E gli dice il... E lei, sì sì, perché gli raccontava sta cosa. Infatti, fatti i cazzi tuoi, gli dice. Tanto se non ha parlato con Mia che l'ha rapita e gli ha detto delle robe. Cioè comunque il caso di... Nel caso dei Baker, comunque stiamo su. Comunque ti dirò, mi sembra una mega paraculata finale. Anche il fatto che no, ma non te l'ho detto per proteggerti. Adesso casualmente. Non lo so. Vabbè. Comunque, a che andiamo piano dobbiamo andare? Che dobbiamo fare qua? Dove devo andare? Dobbiamo salire sul carro armato. Ah, sul carro armato. E ammazzare lo stronzo. Sali giusto metà slug di sta minchia. Vai, tieni premuto. Quanto devo tenere premuto? Un po'. Metti il Metal Gear, raga. Time to fight fire with fire. Kojima. Esatto. Ah boh, io sono già sparato. Oh, caldi come dei boiler. Fa. Guarda, se tu potevi diventare la trasciata, almeno che sia tamarra con sto cazzo di coso. Togliti solo il microfono dal culo perché ti sento di nuovo male. Prova, prova. Forse un po' meglio. Ma c'è dopo parte che non c'è nel cubo perché non c'è nel cubo. Quindi aprire sta porta. No, sono piccolo, andate da porta. Fa Pacific Rim. Un po' di tutto male, ma perché... Ah, che poi c'è anche la guardia, che coglione. Penso di aver appena vinto. O forse no. Come Gay Fox, dai! Ah, devi seccare di prima non... Ah, così lo pari, ok. Non ho capito dove ti devo sparare però. Nelle braccia, ci sono delle cose rosse alla base dei bracci, delle due braccia. No, no, ma io sono già dopo. Ah, ok, scusa. Niente, devo spararli mi sa in generale. Sta ricreando di nuovo. Perché hanno preso in... Forse... Dai, va. Oh, minchia, ma poco mi taglia il cazzo. Ma ti dirò. Ma come? E come lo ammazzo se senza quel cazzo di coso? Gli spari in faccia. Ah. Senti, io però adesso provo almeno il lancio di granate, non il lancio di granate. Cosa minchia devo fare? No. E certo, al volo ci entriamo, guarda. Ma vai a fare in culo. Ma fucile di precisione mi dà l'emozione, giunto a questo punto. Che mi dai queste cose. Io non so dove sparare. Faccio io. Stai sereno. Mazzo io. Ci penso io. Se poi avete finito di spaccarmi i coglioni tutti quanti. Pronto? E tu che dici? Ho dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. Vai a fare in culo, picciu. No. Rose? Ethan! Ethan, respond!
Mia? Our child. She's so important, isn't she? She's everything. Sparale in faccia, si fa. Sta spacca coglioni. With Heisenberg on, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know. Cosa cazzo fa? Even when I took Mia's place in your home. C'è il platano picchiatore dietro. Who are you? Where's Rose? Che fa? E adesso. Enough. Cosa fa? Remember Evelyn and her power over the mole? Rose is her successor. Da mo che lo dico. Rose is Evelyn's true complete form. Pes. She will grow to fully control the presence. And I must. Fuck you, you crazy bitch! Diglielo che fa. Calm yourself. Rose will. L'ho ucciso. Sì, sì, guardati sto video. Sta parte però, raga, io... Aspetta, aspetta, che c'ho un video, aspetta, aspetta. Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Was it because of her parents? Vedi? And you are truly special. But I've learned all I can. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come out and face me! Basta chiedere. You're dead. You will join the Megamycetes records. Seria? I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound to eternity in blood. Te stai mica bene. E io sono... I've waited so long. The dreams really can come true. Bessel dies. I can't wait to see my true child. Bon. Captain, I've confirmed the death of Ethan Winters. Bon. I wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your screen, and I'll go over the situation. My team and I were careless. Tu dici? Yesterday, we took down the transformed Miranda, but we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was dead. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. Oh, Cristo. She is not gonna get away with it. God damn it, when does it end? What's that, sir? The mission? All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. Go get her, Captain. The squad's ready for you. SAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out.
Roger. Okay. K-9, I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that. I'm on it. Ok, io ho messo in pausa, dimmi quando ci sei. Cioè, Ethan è morto. Ethan è morto. Tu hai finito il video? Sì, sì, finito, sono in pausa con Chris. Ethan è morto. Ethan a parte, è morto. A parte che abbiamo, l'abbiamo nominata, chiamata a gran voce la parte Call of Duty finché non è arrivata. Non è arrivata, no, esatto. Per, adesso questa per davvero. Qui sarà... Questa qui sarà veramente tipo... Perché boh, sarà come Nota Hero. Sì. Call of Duty totale. Chris Redfield fa il migliore arrivato. Il migliore. Mia non si dice che fine ha fatto, perché non la vera Mia, boh. Non si sa che fine ha fatto. Ethan è morto. Comunque Ethan un è morto. Cane. Sì, perché gli ha stappato il cuore. Lei è forte. Oh, sempre se non esce fuori, che come ti ho detto tutte queste volte che questo si riattacca le mani, fa che lo mordono e non si trasforma, bisogna vedere. Però niente, andiamo, andiamo per la fine. The desert doing nothing but recon's gotten me out of shape, but thanks to your recon we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard she turned herself into Mia, though. Taking five shots to the head's nothing to sneeze at either. Oh mio Dio, su in alto, cazzo, c'è tipo. Ma c'è in alto? Non vedo un cazzo. No, dì, quando fai lo scorcio, vedo il castello, dove c'è il castello c'è il platano picchiatore, Dio. Aspetta, perché te sei più avanti. Spoiler. Vediamo un po'. Boh, platano picchiatore. Vabbè, scendiamo giù. Minchia, avessi avuto sta all'inizio gioco? Esatto. Pia si fa. Vabbè, almeno boh, non c'è niente da vascare, è poco ignorante qua. First we're gonna have to take that thing out. I've got your back, boss. Let's get to work. Everyone watch for hostile bioweapons. Roger. Non ho capito però la citazione quando ha detto quando è stata l'ultima volta che abbiamo fatto qualcosa insieme, il deserto. Non ho capito a cosa si riferisce. Anch'io, esatto, anch'io. Perché il deserto. Io ho fatto un po' di deserto che era in Africa. Quella era una ragazza che parlava. Non so, ah, c'era anche una ragazza. Perché era la tipa di 5 10. E può anche darsi sia lei, sia la vecchia squadra di Chris, boh. Sì, che lui era della DSA ai tempi. Già. No, morti tutti. Non ti dà neanche il chat. Non ti danno neanche i cosi, sti. BSAA craft. È proprio tipo bomb. Don't get caught. Non mi fa manco aprire la mappa, boh. Devi andare dritto per esatto. Dritto. Dritto per dritto. Cioè, questa parte è proprio di rilassamento. Tipo, avete combattuto, avete fatto, avete magari crinato. Qua fatevi lasciarli perché. Cioè, non c'è niente da preoccuparvi, siete gli eroi. Dovete passare di qua. Sì, perché io pure ho schiacciato la mappa 2-3 volte, non te la fa aprire, vero? E di qua, faccio scavalcare di qua. Porco, corre. Dove cazzo vado? C'è una radice, non mi fa andare nessuna parte. Sono due scarpe. Spenti. Boh, spinta stare qua dentro nelle case. Non basta la scuola. Siamo a 200 metri dall'obiettivo, eh.
qua mi ha attivato la visione notturna, io però sì. Non so dove devo andare. Qua è diventata una casa, poi neanch'io, perché adesso I need some backup. Perché ci sono questi pianti di merda che mi fanno arrivare dove cazzo devo andare. Se io vado di qua, poi c'è, esco di qua e poi dove cazzo vado? Ah, ma questo è proprio il villaggio iniziale, eh? Sì, 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 è cioè, non è una parte questo. Nuova del villaggio, è proprio il posto dove eravamo già. Sì, sì, sì. Coltello carambit. Stiamo facendo pezza pulita. Ok. Boh. Ok. Figo. Non era quello che volevo fare. Io quanti sono, eh? No, non è un problema. Ma vai a far culo. Oh, è ancora. Ma chi immagina qua Cesco in questa parte qua? Sì, 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 Cesco come, qua, come ci malediva. Come ci malediva, tipo gioco di merda. Lui le odia proprio, lui odia tutto quello che spara tutto. E io ti dicevo che la parte di campo tipo quella della torre era l'azione, tipo. Boh. Senti, io una certa inizio a correre, ma avete rotto i coglioni. Permesso, permesso, sì, sì, sì. Leve. Dai, una mozzicata, poi leve. Dai. Reach the target location. All right, Lobo. Marking the target. Roger that, boss. Che? Ah, mi seleziona automaticamente le armi. Che è proprio iper mega guidata sta roba. Ma basta, 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 Dio. Ma ascolta una roba, il laser lo devo puntare contro la muffa o contro gli zombie? No, no, contro la casa, lì, contro il platano picchiatore, quello edificio che c'è in alto, Dio, devi puntare la... il laser. Questi mi ammazzano. E lo so, lo so. E devi... niente. Non riesco. Allora. Ma ce ne sono un botto. È proprio fatto apposta. E mi sono tutte le granate finite, sai? No, ma come faccio? Niente, io adesso l'ho colpito due volte solo. Loro arrivano, io li sto... Io l'ho colpito due volte. Ok. Ci vuole un attimo. Io uso la granata. Vediamo quanti cazzo sono. E non spaccare. Cioè non c'è un modo... C'è troppe. Io sto facendo fatica anch'io, eh. C'è fatica. In realtà capire. Ah, vedi qua, c'ho i barili, cazzo. I barili. Dietro, se indietreggi c'è un barile. Ma vediamo che c'ho un cazzo. Boh, io finirei pure più che tutto, vabbè. È pure io, vabbè. Però dai! Sì, però Cristo di gioco, di merda!
Poi l'ho battuto, sto cazzo di bastardo. Dai, per favore, dai, dai. Dai. Qua sotto dove? Dove cazzo devo andare? Giù, giù, scendi giù, vai, vai avanti dove hai fatto esplodere la cosa. Comunque ogni, a ogni checkpoint hai pure armi, cioè proprio, proprio fatta da, da rilassarsi su questa parte qua. Sì, 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 basta, è finita. There's no sign of the genome editing we saw in the E-series. The stuff originated here. Hai capito? Non c'è traccia. Praticamente questa è proprio l'origine del mutabicete, è nato qui. Mm. Di nuovo. Tenga duro intanto, non gli possiamo fare niente, quindi è inutile. Sì, non gli puoi fare un ca... Mi deve fa male sto cazzo di cosa. Lobo! Non voglio sprecare munizioni, guarda che spreco un cazzo. Ah, equipaggio in laser. Sì sì, appena arriva il tizio. E si dà una mossa. Dai! Good! Basta che lo schivi, io già il primo colpo gli ho dato con quel cazzo di co... Vaffanculo. Ricarica in corso. Quindi? Non è che gli dobbiamo anche sparare. Ma io vabbè, in realtà è andato, è andato giù. No, a quale corpo? Si è rialzato, è tutto bruciato. Ma continua. E poi infatti. No, è morto. Al terzo corpo è morto. Terzo corpo. I'll keep going. The rest of you stay above ground. Terzo corpo è andato giù. Va bene. Di qua. A forse gli dovevo anche sparare, avevi ragione, perché adesso è tutto bruciato. Sì, boh, allora hai vinto. Tutto bruciato. Esatto. Esatto. Ma veramente mi sembravano dei dettagli importanti, però vabbè. Guarda qua il cuore pulsante. Quindi dopo avremo la rivelazione di che cazzo di fine ha fatto. Attenzione, video. Con i capelli che glitchano. Alpha squad, I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. Figurati se non arriva qualche altro spaccacazzo. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I come. Che Chris è veramente un eroe. Sì, boh. Chris, dopo aver fatto Villa Spencer, basta, non ce n'è più nessuno. Tu che dici? Dio. Adesso, sì, effettivamente forse glielo dovevo dire.